Entrambe ci siamo chieste se a settembre sia necessario magari chiedere anche una riduzione d'orario o nel mio caso prendere meno lavoro. E questo dispiace perché nel 2024 che una donna debba pensare di diminuire il carico di lavoro o chiedere un part-time per poter tenere il bimbo è veramente, secondo me, anacronistico. Da Due Mamme Eretine era così nata una petizione online, una raccolta firme per chiedere più asili nido ad Arezzo, che ha già raccolto 500 adesioni. La petizione era rivolta direttamente alla vice sindaco Lucia Tanti e alla direttrice dell'ufficio scuola, ed adesso è arrivata una risposta dall'amministrazione comunale. Il nostro piano triennale, quando dico triennale dico 24-27, ha messo in cantiere già 80 posti in più, di cui 24 entro il 2024. Per la fascia 3-12 mesi, che è la fascia della quale noi abbiamo effettivamente più problemi. Complessivamente il Comune di Arezzo oggi risponde dai 2 ai 6 anni al 100% delle richieste, dai 3 mesi ai 24 mesi e poi ai 36 intorno al 72%. È ovvio che l'obiettivo è zero liste d'attesa dai 3 mesi ai 6 anni, è un obiettivo importante. Ieri leggevo che ci sono molte manifestazioni in molti comuni, anche grandi come il nostro, penso a Pesaro, dove in realtà le liste d'attesa sono ancora più lunghe. Quindi l'obiettivo, e allora la petizione va benissimo in questo senso, è lo stimolo a zero liste di attesa. Certo è che il Comune di Arezzo in questa prospettiva è un comune che ha delle evidenti elementi di virtuosità. Il 72% delle richieste oggi sono già accolte come positive.